Bentornati in questo nuovo video, amigurumi. Vi piace questo fantasmino? Perché oggi lo andremo a realizzare. In piedi viene così e fa tantissima luce. Cosa ci occorre? Per realizzare il nostro fantasmino ci occorre ciò che ci occorre quasi sempre, e cioè il nostro filo per l'uncinetto, il nostro ago. Il nostro uncinetto dalla punta 2 2 mm. Il nostro filo per fare la bocca nero, il marcapunti. Io questo lo sapete, ormai chi mi segue lo sa. E poi in questo caso, anche se ci vorrebbe la colla a caldo, io vi dico quale uso in alternativa e poi vi spiego pure il perché. Quindi la colla per attaccare gli occhietti. E ovviamente la cosa più importante, una T-Light. Ovviamente artificiale, finta. Questo è tutto ciò che ci serve per realizzare il nostro fantasmino. Ora direi, senza indugiare oltre, iniziamo a realizzare questo bel tutorial. Iniziamo il lavoro con il nostro anello magico. Allora, il filo passa così. Vedete? Ora peschiamo da questo lato sotto, facciamo entrare il filo qui, cappietto, questo non conta come una maglia, ma è solo un punto per chiudere il lavoro, cioè chiudere il cerchietto, e ora facendolo passare sempre qui dentro l'anello, facciamo 6 maglie basse. Una, due, 3, 4, 5 e 6 e chiudiamo per chiudere anche l'anello magico. Adesso per il secondo giro facciamo un aumento. Per ogni maglia bassa, quindi 12 maglie basse. Come si fa l'aumento? Si fa lo stesso punto, vedete questo punto, nello stesso punto ci si fanno 2 maglie basse, quindi una, due, nello stesso punto, tre e quattro. Nello stesso punto, 5 e 6, nello stesso punto, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12. Ora, cosa fondamentale, mettiamo il nostro marcapunti. Mi raccomando, se no vi perdete tutto il lavoro e non abbiamo tempo di perdere il lavoro perché dobbiamo fare altri amigurumi. Per il terzo giro abbiamo una maglia bassa più un aumento, quindi 18 maglie basse. Come si fa? Una maglia bassa più un aumento nel punto successivo, quindi 1, 2, dentro lo stesso punto. Quindi facciamo una maglia bassa più un aumento, 1, 2, nello stesso punto. Questo per tutto il giro fino a fare 18 maglie basse. Arrivati a questo punto del lavoro,
dobbiamo fare il quarto giro, che sono due maglie basse più un aumento. Quindi facciamo una, due, e nel prossimo punto due maglie basse dentro una sola maglia bassa. Quindi 1, 2 e 2 maglie basse dentro la stessa. Questo per tutto il giro fino ad arrivare a 24 maglie basse. Arrivati a questo punto, dobbiamo far crescere il nostro lavoro per far diventare una piccola campanella, questo, diciamo, fantasmino. Quindi che cosa facciamo? Dal giro numero 5 al giro numero 12, quindi per ben 8 giri, 1, 2, 3, 4 per capirci, facciamo 24 maglie basse, quindi una maglia bassa a giro che forma 24 maglie basse, quindi 24, 48, eccetera, eccetera. Noi ci rivediamo ovviamente a fine di questo giro, perché poi dobbiamo fare la base del nostro fantasmino finale. Vi aspetto con il lavoro cresciuto. Ed eccoci tornati con il lavoro cresciuto, guardate che bello. Ora dobbiamo fare l'ultimo passaggio e poi vabbè attaccare gli occhietti e il musino, cioè la boccuccia. Però la cosa bella è che adesso andiamo a terminare il lavoro di uncinetto. Molto facile questo passaggio, perché cosa bisogna fare? Molto semplicemente. 1, 2, 3, 3 maglie alte, poi al punto dopo fai una maglia bassissima e di nuovo maglia alta, maglia alta, maglia alta, tutta allo stesso punto e poi una maglia bassissima al punto successivo. Quindi 3 maglie alte più una maglia bassissima, 3 maglie alte tutte nello stesso punto più una maglia bassissima, e noi ci rivediamo a fine lavoro. Guardate che meraviglia! Adesso andiamo a tagliare il filo e andiamo a chiudere questo bellissimo lavoro con il nostro stupendo ago. Eccolo qui. Come sempre, una volta inserito l'ago, andiamo a disperdere i fili nel lavoro. Se mi si mette bene questo ago, andiamo a disperdere questo filo nel lavoro in modo che non si riapra. Ora tagliamo e ridiamo la forma. Fate la prova con la vostra T-Light artificiale, inseritela, vedete che ci sta, quanto è carino. E adesso andiamo a finire il nostro lavoretto. Per prima cosa ci servono i nostri occhietti, 1 e 2, e la nostra colla. È meglio la colla a caldo, ma siccome io spesso la scarico e non ho negozi qui vicino per comprare le ricariche, uso molto spesso questa, la Patex Contact trasparente. E ora montiamo i nostri occhietti. Devono venire come piacciono a voi. Questi sono gli occhietti, potete farli vicini, più distanti, come piacciono a voi. Il secondo step è fare la bocca. Io uso il filo questo da cucitura, da macchina da cucire classico, perché mi ci trovo molto bene per fare questi lavoretti di fare magari le sopracciglia, le ciglia o la bocca
o magari qualche particolare, non lo so se si deve fare un piccolo segno, una cicatrice se fate un pirata. Ad esempio, ultimamente ho fatto molte cose di One Piece e in quel caso anche ho fatto le cicatrici con questo filo più sottile perché danno più risalto al lavoro, ovviamente. È bello usare più materiali per fare un amigurumi, magari spaziare anche da lana, cotone, fili stretti, fili larghi. È molto molto bello e impreziosisce il vostro lavoro, credetemi. E se volete potete dargli un tocco di colore alle guance. A me sinceramente a questo non piace perché mi piace lasciarlo semplice per la T-Lite, ma se a voi piace anche con un po' di blush fard, con un pennellino piccolo da occhio, potete fare due linee, potete farlo anche con il filo colorato, magari non così fino, il filo quello che usiamo per fare i pupazzi di cotone. Questo è il lavoro finito e ora lo vediamo acceso. Oh, guardate che carino. Aspettate. Beh, che dire, io direi che questo amigurumi è uscito super bello. Guardate quanta luce fa, ne fa tanta. Contate che io ho acceso un'altra luce lì, più soft per non rimanere completamente al buio, ma già così è tantissima luce. Ora vi faccio vedere per sfizio, diciamo, come viene con la luce completamente spenta. Guardate quanta luce fa. Cioè, è bellissimo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile, soprattutto. Prima di lasciarci, io e Fantasmino vi ricordiamo di seguirmi su questo canale, iscrivetevi, lasciate un like e un commento se vi è piaciuto il video, perché a voi non costa nulla, ma a me aiuta a crescere. Quindi, per favore, se potete, almeno un commento. Per dire che avete gradito il video, sarebbe gradito a me. Per il resto vi aspetto anche sugli altri social, vi ricordo che le mie pagine sono la libreria di Gemma con le recensioni libri e tante curiosità. Poi c'è il Grimorio di Autumn per la parte esoterica e Osechi Amigurumi per gli amigurumi. Noi ci vediamo al prossimo e buon lavoro ragazzi. Ciao.